Ben trovati amiche e amici del canale del fumettaro Vetusto. Quest'oggi ci addentreremo tra le pagine di Wolverine Zero, supplemento a Wolverine numero 70 del novembre 1995 e che conteneva il numero 75 dell'edizione americana di Wolverine, uscita nel novembre del 1993 dal titolo L'incubo continua, e in questo caso l'incubo era proprio quello che caratterizzava il nostro protagonista, il povero Logan, alla fine della saga Attrazioni Fatali. All'interno poi dell'albo trovavamo anche un'altra storia, e cioè una storia di Excalibur tratta dal numero 71 di Excalibur, uscito in America sempre nel novembre del 1993 e dal titolo Spade Incrociate. Entrambe queste storie ovviamente andavano a chiudere la drammatica saga di Attrazioni Fatali, come ho detto poc'anzi. La storia di Wolverine in particolare vedeva Larry Hama ai testi. Larry Hama era uno sceneggiatore che sin dal 1990 si era occupato dell'irsuto canadese ai testi, mentre ai disegni trovavamo l'esordio su questa testata, quindi sulla testata di Wolverine, di Adam Kubert. Adam Kubert, talentuoso figlio d'arte del mitico Joe Kubert e al tempo stesso fratello dell'altrettanto prolifico e talentuoso Andy Kubert. In quel periodo Adam Kubert era appena sbarcato in Marvel, quindi veniva da esperienze importanti precedenti in quel della DC Comics, per cui aveva lavorato su serie come Adam Strange in coppia con il fratello Andy, e con cui realizzerà tra l'altro anche il bellissimo e mitico match tra Batman e Predator con i testi di Dave Gibson. Magari anche quella sarà una lettura che forse in futuro sicuramente andremo a trattare. Comunque il suo arrivo su Wolverine fu una vera boccata d'ossigeno, soprattutto perché la testata fino a qualche numero prima a livello di comparto artistico era stata molto altalenante e anche soprattutto molto molto scarsa. Adam Kubert quindi contribuì a dare una spinta veramente in avanti sia già da questo numero d'esordio, e soprattutto accompagnerà il nostro artigliato canadese per parecchi numeri da quel 1993 fino al 1996, attraversando vari passaggi importanti come la famosa Era d'Apocalisse e la saga di Onslaught. Comunque, come detto all'inizio, la storia si apriva proprio come si era concluso il tragico Attrazioni Fatali, di cui ho trattato tra l'altro in un altro precedente video, e il famoso albo in cui, come avete visto sia nel video che, come saprete bene, Magneto estrae a forza l'adamantio dal corpo di Wolverine. Questo provocherà un trauma incredibile nella vita del nostro artigliato canadese, e soprattutto sarà un trauma il rientro sulla Terra degli X-Men a bordo di una navicella alquanto traballante e non proprio adeguata. Tra l'altro questo rientro sulla Terra degli X-Men dopo il tragico confronto con Magneto, di cui questa bellissima tavola di Adam Kubert ci andava a ricordare l'estrazione forzata dell'adamantio, che da quel momento in poi, come in tutta questa storia, sarà un incubo per nella vita del povero Wolverine. Comunque questa situazione precaria di Wolverine e il dover tenere la navicella integra grazie ai poteri telepatici e telecinetici di Jean Grey riportava un po' uno scenario che ricordava, o perlomeno omaggiava, il celebre rientro in atmosfera degli X-Men avvenuto nello storico numero 100 e 101 del 1976, quindi un evento lontanissimo che avrebbe portato alla morte, come ben sapete, di Jean Grey e la sua conseguente, ovviamente morte tra virgolette, e la sua conseguente trasformazione in fenice. Qui, come dice lo stesso Wolverine, nel momento del suo risveglio, nonostante i traumi e i vari incubi in questo rientro traumatico sulla Terra, nell'afferrare Jean Grey che sta per uscire fuori dall'abitacolo in quanto ormai stremata, sia nel tenere in vita Wolverine, sia nel tenere in vita la sua mente che era ormai ridotta in pezzi dopo il trauma subito con
un magneto e soprattutto nel tenere insieme i pezzi dell'astronave mentre gli altri colleghi X-Men e lo stesso Professor X cercavano di portare a termine la missione di rientro non rimettendoci le penne. Qui, come si vede, il nostro Wolverine afferrerà all'ultimo secondo la bellissima Jean Grey dicendo proprio: non potevo lasciare che succedesse di nuovo. Quindi è ovvio il riferimento che fa il nostro Wolverine a quell'avventura in cui Jean Grey apparentemente perse la vita per poi trasformarsi in Fenice e poi di conseguenza, come sappiamo, in Fenice Nera. Ovviamente i disegni di Adam Kubert proseguivano in quello che sarà poi una delle immagini più iconiche della vita di Wolverine, e cioè lui ormai sicuro al rientro sulla Terra, dopo che tutto era andato bene, per modo di dire, al rientro sulla Terra in un'ennesima scatto di orgoglio nel voler provare le sue nuove facoltà nella stanza del pericolo, al momento di estrarre i suoi artigli avremo davanti questa scena che diventerà abbastanza iconica, talmente iconica che era spesso rappresentata anche su delle card collezionabili che ai tempi anch'io, ahimè, collezionavo. Comunque ci sarà anche il confronto finale tra Wolverine e più che altro il commiato finale tra Wolverine e la piccola Jubilee, che si farà delle domande sulla natura degli artigli del suo mentore. Infatti in questa bellissima immagine lo stesso Wolverine si domanderà del perché gli artigli erano d'osso, quindi già lì Larry Hama iniziava, come aveva già fatto precedentemente, a instillare il dubbio sulla natura dei poteri mutanti di Wolverine, come avesse ottenuto lo scheletro d'adamantio e perché gli artigli erano già al dentro il suo scheletro e quindi non fossero degli innesti dovuti appunto agli esperimenti dovuti al progetto Arma X. Comunque quello su cui c'era da soffermarsi erano le bellissime soprattutto trovate grafiche del buon Adam Kubert, che già con questo numero d'esordio si faceva ben volere. C'era in particolar modo questa scena in cui praticamente Jean Grey e il professor X all'interno della mente del povero Wolverine inizieranno a cercare di capire la prospettiva delle cose. Come si vedeva qui, lo stesso professor X consiglierà a Jean Grey di cambiare la sua prospettiva, perché in quanto loro erano miniaturizzati e si trovavano, come si vedrà nella scena successiva, all'interno della vasca del progetto di Arma X. E questa bellissima tavola di Adam Kubert già ci preannunciava come sarebbero stati i prossimi anni in compagnia del l'artista e cosa avrebbe regalato al nostro amatissimo artigliato canadese. Come detto precedentemente, a metà dell'albo trovavamo appunto la storia di Excalibur, che era scritta da Scott Lobdell per i disegni di Derek Robertson, Matthew Ryan e Ken Lashley. Quest'ultimo in particolare avrebbe disegnato in maniera quasi fissa su Excalibur fino e durante tutta l'era di Apocalisse, quindi anche Excalibur, che in quel momento, dopo l'abbandono di Alan Davis che aveva curato i testi e i disegni fino a quel momento, si trovava anche Excalibur in un momento di scombussolamento non indifferente tra disegnatori precari e scrittori che andavano e venivano. In quel momento sembrava proprio che Scott Lobdell cercasse un attimo di metterci una pezza e Ken Lashley fosse, diciamo, un disegnatore che magari avrebbe accompagnato la sfortunata Excalibur per almeno un po' di tempo. In quel momento storico poi la nostra Excalibur nella sua formazione era ridotta a soli tre elementi, in quanto il potente Captain Bretagna si era perso nel flusso temporale e la sua compagna Megan, di conseguenza in seguito a questa perdita, era caduta in una sorta di catalessi, mentre tutti gli altri come Killun, Micromax o la stessa Cherise avevano un po' preso tutti quanti la loro strada, lasciando quindi al comando il solito Kurt Wagner alias Nightcrawler, la potente Rachel Fenice Summers, che in questa storia si confronterà anche con la sua, diciamo, madre putativa, seppur non sia sua madre, dato che la nostra Rachel Summers, come sapete, viene da una linea temporale alternativa, e ovviamente l'ultima a rimanere era la sua grande amica Kitty Pryde alias Shadowcat. Qui diciamo che erano rimasti i tre fondatori, diciamo, di Excalibur. In più, in questa avventura che era ambientata sull'isola Muir, si infilerà di soppiatto anche un terzo incomodo, che sarà appunto Cable, che voleva eliminare gli accoliti e soprattutto eliminare l'accolito Colosso, che come sappiamo al termine sempre di Attrazioni Fatali e poco prima si era unito alle schiere di Magneto e dei suoi accoliti. Qui era stato tratto in inganno da Kitty Pryde e
quindi trasportato sull'isola di Muir per forzatamente costringerlo ad un intervento cerebrale, in quanto nella storia di Excalibur, in questo caso, si faceva cenno a un danno cerebrale che aveva subito il nostro colosso poco prima di unirsi agli accoliti di Magneto, quindi poco prima di attrazioni fatali, e che forse questo trauma, unito al dolore per la perdita della sorella Eliana, morta per il virus Legacy, aveva influito, forse, sulla scelta di tradire gli X-Men. Questo danno, poi, questo danno cerebrale, era avvenuto al seguito di uno scontro con il vigilante chiamato Executore sulle pagine di Uncanny X-Men al numero 17 dell'aprile del 1993, un annual molto bello che magari andremo anche a trattare in quanto era disegnato dal grandissimo Jason Pearson. Comunque, tra uno scontro e l'altro, tra gli accoliti di Magneto che erano tornati sulla Terra e sull'isola Muir per reclamare il loro compagno Colosso, il nostro finalmente verrà guarito e in qualche modo si consolerà con Kitty di tutto quanto il non rimosso, sia per il dolore della perdita della sorella, sia per i traumi subiti su Avalon al seguito di attrazioni fatali con Magneto e tanti altri traumi, in quanto il nostro Colosso, come sappiamo, è sempre stato un personaggio molto traumatico, ma ci piace così proprio per la sua umanità nascosta sotto la sua corazza. E comunque, dopo un bacio di ultimo commiato, Kitty non riuscirà a trattenerlo sulla Terra e il nostro tornerà con gli accoliti, ma come sappiamo tutti, tornerà sulla Terra in seguito a un evento traumatico e si unirà, come sappiamo, alla stessa nuova formazione di Excalibur che in questo finale, anche con un cambio di costume dei nostri protagonisti, cercava di andare verso il futuro per quanto fossero rimasti solamente in tre. Bene, mentre sul finale avevamo questa doppia splash page disegnata niente meno che dal buon Joe Madureira, che era tratta appunto da Excalibur numero 71, volume 1 del novembre del 1993, che andava a chiudere attrazioni fatali, arriviamo come di consueto al solito momento in cui cerchiamo di capire, mentre apro l'albo per mostrarvi questa bellissima doppia copertina del buon Adam Kubert, che già così si presentava bene al lavoro sull'irsuto canadese, arriviamo, come dicevo, al punto in cui cerchiamo di comprendere come reperire le storie contenute all'interno di questo Wolverine Zero del 1995. Allora, per quanto riguarda sia la storia di Wolverine, quindi tratta da Wolverine numero 75, volume 2 del novembre 1993, intitolata L'incubo continua, e sia la storia di Excalibur, tratta da Excalibur numero 71, volume 1 del novembre 1993, intitolata Spade incrociate, potete entrambe reperirle su Marvel Omnibus numero 103, X-Men volume 5, attrazioni fatali, uscito nel 2019 per Panini Comics. Bene, mentre mi congedo da voi davanti ai bellissimi disegni di un Adam Kubert esordiente sulla collana di Wolverine, vi ricordo che le storie appena menzionate e i relativi volumi sono come sempre in descrizione sotto questo video con i relativi link di affiliazione Amazon. Quindi io non ho nient'altro da fare che congedarmi da voi consigliandovi di mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto e rimandarvi ad una prossima veloce lettura.